Nomura Spinning Obsession. Quante volte al mattino recandoci al lavoro, quante volte magari assorti nei nostri pensieri, nei pensieri del nostro quotidiano, quante volte abbiamo fiancheggiato, abbiamo costeggiato le sponde di un viale, che sia esso un piccolo fiume, quante volte l'abbiamo fatto in maniera assolutamente distaccata, assolutamente distratta, tralasciando magari il fatto che proprio lì, proprio vicino a dove noi abitiamo, ai luoghi che noi frequentiamo abitualmente, ebbene proprio lì magari abbiamo la possibilità di trascorrere alcune ore a praticare il nostro hobby preferito, la pesca. E già, perché in ogni corso d'acqua, in ogni ambiente, sia questo fluviale oppure lacustre, ebbene c'è sempre vita. Ed offre al sottoscritto, come ai tantissimi appassionati di pesca con le esche artificiali e di tantissimi appassionati di pesca spinning, di tentare magari approcci diversi da quelli comunemente praticati, ma comunque di fatto di trascorrere alcune piacevolissime ore. La pesca non smetterà veramente, veramente mai di emozionarmi. Passano gli anni, trascorrono gli anni e le esperienze da me accumulate in tutto il mondo, eppure uno spettacolo come questo, questo piccolo canale, una vera e propria chalk stream qui nel Lago Pontino, con acqua chiarissima, con lunghi filamenti di alghe e pesci a vista, carpe e cavetani, beh, è uno spettacolo che ancora adesso veramente, veramente mi emoziona. Guardate la risorgiva alla mia sinistra, acqua di cristallo, alghe che fluttuano in corrente, pesci ovunque, sembra di stare in una delle tante chalk stream inglesi o irlandesi. Ebbene, invece no, invece ci troviamo, niente proprio di meno, che nella pianura del Lago Pontino. Vedete? A poca distanza da noi le macchine che sfrecciano, ma poi questo piccolo corso d'acqua, questa piccola realtà cittadina, perché così la possiamo descrivere, ebbene sarà proprio questo il teatro di questo nuovo percorso, un percorso che compieremo ancora una volta a fianco di Nomura.
nostro target sarà rappresentato da un ciprinide in particolare però, il cavetano, uno dei pochi, pochissimi predatori autoctoni ancora presenti in tutte le nostre acque. Solo i cavetani, ma tante volte anche le scardole gradiscono i nostri piccoli crank. Beh, è veramente con rammarico constatare ancora una volta come nonostante i pescatori, la grande schiera dei pescatori sportivi trattino con tutte le dovute precauzioni e rispetto il pesce, le nostre prede, non avviene sempre così, purtroppo proprio no. Guardate, ora mi sono inginocchiato per lanciare basso, per non disturbare i pesci che avevo visto, e un tappeto di squame verosimilmente di piccole carpe o comunque di ciprinidi, che senza nessuna pietà e senza nessun rispetto sono state prelevate ed uccise. Piccolo crank, grande cavetano, questo è un pesce veramente bello. Eccolo qui, il pirata dei bassi fondi, lo possiamo definire un vero pirata dei bassi fondi, lo possiamo trovare quasi in tutte le acque, l'importante è che ci sia un po' di ossigeno per respirare e alcune prede da catturare. Il cavetano. Sì, la portata idrica di questi canali, come ovvio immaginare, viene regolata da delle dighe, da dei sistemi di chiuse. Ebbene, questo può favorire più o meno la pesca, l'azione stessa di pesca, ma di fatto quando, come in questo caso, le chiuse sono aperte, il livello del canale è salito di molto ed ha un pochino scurito l'acqua, ha reso l'acqua un pochino più torbida, questo sicuramente è un bene. Il rovescio della medaglia però è tutta l'erba in sospensione, questo rende la pesca veramente difficile. In questo caso l'utilizzo dei crank ci può aiutare perché la paletta posta anteriormente sicuramente riesce a graziarci alcune volte, però di fatto non sempre riusciamo a tagliare completamente il corso d'acqua come dovremmo, ed allora la pesca diventa veramente marginale. La pesca andrà effettuata, i nostri lanci andranno effettuati veramente a bordo sponda.
questa volta è dichiarato, il nostro obiettivo è senza ombra di dubbio il cavetano, un predatore, un ciprinide, un predatore veramente onnivoro, in grado di predare su qualsiasi cosa possa rappresentare per lui una fonte di cibo, una fonte di proteine. Tuttavia, quando peschiamo in un ambiente come quello dove ora noi siamo, a prima vista, la superficie dell'acqua a prima vista assolutamente ferma, in realtà un buon flusso di corrente percorre tutto il corso d'acqua ed abbiamo bisogno, in particolar modo, di artificiali che riescano immediatamente ad entrare in pesca, perché a volte, quasi sempre nella maggior parte dei casi, il pesce, il cavetano, aggredirà proprio negli istanti immediatamente seguenti la caduta dell'artificiale in acqua. Bene, nonostante sia possibile praticare questi approcci anche con soft baits, con esche siliconiche morbide, io ho deciso di pescare esclusivamente con piccoli crank in grado di entrare immediatamente in acqua ed a seguire alcuni minnow. Ho voluto portare con me questa tipologia di esca. Vediamo se ho avuto ragione. Artificiali di piccole dimensioni, tuttavia, 3 cm, massimo 4 cm, ma dotati di una buona palettatura. Proprio quello che occorre per emettere le giuste vibrazioni e per sondare la fascia d'acqua dove i pesci sono, dove i pesci predano. Come nello stile di ogni spinner che si rispetti, sarà proprio a partire dagli artificiali che verrà scelto il resto dell'attrezzatura da utilizzare. Trecce, monofili, fluorocarbon, canne e mulinelli, tutto sarà bilanciato proprio alle esche che noi stiamo utilizzando. Chiudiamo così queste poche ore di pesca dedicate ai bei cavetani che popolano i canali, le risorgive qui dell'Agro Pontino, avendo la consapevolezza di aver solamente iniziato a sfogliare una pagina di un grande libro, quello che riguarda un approccio di pesca molto particolare, lo street fishing. A noi di Mondo Artificiale tutto questo piace molto ed avremo sicuramente modo di riparlarne molto presto. Nomura, Spinning Obsession.